il blocco di Roma, Vujacic ha il problema di servire Sturm, ancora Vujacic, mancina da tre punti a segno, sfidata a tirare, c'è il time out, l'assistenza di Sofia Vespignani più 15 e Treviso che sta capitalizzando tutte le chance che gli sta dando Vicenza, come ogni occasione che lascia Treviso, si allunga molto bene la difesa ma la attacca altrettanto bene Vicenza e ora il pallone proprio per Vujacic che parte con il sottomano che va a segno, canestro importante perché Vicenza decisivamente è una che non è mai zitta e aiuta la squadra, è sempre presente, è un'ottima, è fondamentale per questa Treviso. Intanto Alcan, pallone per Castello che parte, lasciata libera Peserico da tre punti, solitamente è un buon tiro per Vicenza che invece trova un rimbalzo facile e questi sono fuori il tentativo di contatto da non prendere. Ora chiaramente Treviso deve anche stare attenta a queste situazioni, gran tripla di Vujacic e Vicenza è a meno 12, 13 lunghezze di vantaggio per Treviso che quindi ora con Giordano pallone facile per Vujacic, dormita ancora una volta della difesa trevigiana su questo backdoor, canestro importante ma anche rimbrotto da parte di coach Francesco. Attenzione alla palla persa bruttissima da parte di Treviso e arriva il time out, brutta questa palla persa. Camporeale che non riesce a depositare la palla sulla parte giusta del tabellone, triplona invece adesso di Vujacic. Intelligenza tattica per lei e la giovanissima Elena Streri, under 19 in campo per Futurosa. E c'è un'altra bomba da due, da più importante di Futurosa, anche se in questo momento la partita non sembra in questo momento poter cambiare, anche se sarà Vujacic. Subisce una stoppata da parte della croata, dall'altra parte arriva il primo canestro dell'incontro di Sofia Marangoni che poi si perde nella marcatura, la stessa Vujacic. I due play e le due play e le due lunghe. Esatto, dunque davvero un quintetto con il quale Molino si sbizzarrisce ma che subisce. Ora Vicenza con Peserico. Fuori per Vujacic che ci prova da tre ed è proprio Vujacic che battezza la serata. Laterale con lasciata tutta la corsia per far correre il pivot, è arrivata in transizione Lorente e nel frattempo seconda bomba di Vujacic. E detto, palla a Monaco, scarica nel finale per Sturma, Vujacic da tre, si è aperto proprio come primo quarto con Vujacic che trova la tripla. Riesce in qualche modo a gestirla tanto da stopparne il tiro, ma c'è Vujacic che fa tutto molto molto bene, canestro più fallo.